Ciao a tutti, io sono Valerio. Io sono Luisa. Noi siamo Widi ed oggi siamo un nuovo video. Prima di iniziare il video c'è una premessa da fare. Alcuni di voi ci hanno inviato in direct un video di un ragazzo che ha fatto la reaction al nostro video Scommetto non lo farai challenge, il quale penso abbiate visto tutti perché sta a più di 1 milione di visualizzazioni ed è comunque, diciamo, il nostro amore. Questo ragazzo, in questo video nello specifico, ha fatto questa reaction non proprio pacifica, nella quale ha semplicemente insultato noi e in particolare voi, il nostro fan base. La cosa più divertente è che il ragazzo è riuscito a criticare il video perché non è riuscito a fare un discorso coerente. Quindi in questo rientreremo in spezzoni, diciamo, più divertenti con meno logica della sua reaction e li commenteremo. La cosa principale è che ovviamente noi in questo video abbiamo, diciamo, cercato di censurare il più possibile quelle che sono state le sue bestemmie, insulti, ne sono stati però parecchi, quindi ovviamente non siamo riusciti a togliere tutto e adesso che vedrete capirete, però abbiamo pensato che non sarebbe stata una cosa corretta mettere nel nostro video le sue bestemmie perché questo, diciamo, degrado non fa parte del nostro canale e non lo farà mai. Ovviamente a noi degli insulti non ci interessa minimamente e non ci toccano in alcun modo. La cosa che ci ha dato particolarmente fastidio è che ha insultato voi. Quindi prima di iniziare il video, se non l'avete ancora fatto, mettete un mi piace e direi di iniziare. Ciao ragazzi, oggi siamo in questo nuovo video. Ebbene, in questo video siamo a fare la reaction di un video, tipo non lo farai mai challenge. Iniziamo veramente benissimo, cioè il video nostro non è neanche iniziato e tu già non sai qual è il titolo, cioè devi fare la reaction di un video e non sai che video è. Perfetto. Ciao a tutti, io sono Valerio. Io sono Luisa. Noi siamo Widi ed oggi siamo in un nuovo video. Il video di oggi è un video un po' particolare perché in pratica c'è tanta questi... questi movimenti mentre parlo sono molto carini e sembra quasi che voglia fare un musical, cioè avevo pensato la stessa identica cosa. Nuovo, cioè, musical, cosa? Che è il musical della canzone di Francesco Sole. Scendiamo. Ci poniamo delle sfide, ci vediamo, sono sicura che non faresti una determinata cosa, stupida o pericolosa che sia. E quindi abbiamo pensato di registrare queste nostre cose molto intelligenti. E a me che me ne frega? Allora spiegami perché guardi il video, cioè se il video non ti piace non lo vedere, nessuno ti obbliga a vederlo. Un video non ti piace, non lo vedi e vedi i video che ti interessano, cioè non è difficile. Logica. La campanella, così che ogni video che non siamo scemi, voi lo saprete in anteprima. Spiegami perché attivare la campanella è da scemi, cioè se tu vuoi ricevere le notifiche di un canale che ti interessa, attivi la campanella. Ovviamente se il canale non ti interessa non lo fai, ma non puoi dire perché siamo scemi ad attivare la campanella. Aspetta, entro. E ok, abbiamo scoperto ora ufficialmente un musical della canzone Something Just Like This dei Coldplay. Per questo era tutto programmato, cioè, grande. Dio, tu sei malata. Tu sei malata per camminare a piedi scalzi. Quante volte l'ho fatto io in strada? Allora, Luisa era la scommessa, per questo l'ha fatto. Cioè, non è una cosa normale camminare senza scarpe. Che tu cammini ogni giorno senza scarpe per la strada non è una cosa normale. Noi l'abbiamo fatto perché era, cioè, era la sfida del video. Quindi c'è, frate, non è normale. Sono dei cazzo di deficienti. Scommetti, non riesci ad arrampicarti su un palo. Dei cazzo di deficienti. Questo palo. Questo? Sì. Ah, perché no, impossibile, non ce la fa nessuno. Ah, Ezza sei forte, tenuta, niente. Ma che bomber. Niente. Beh, a parte l'insulto che non ci interessa e non mi tocca minimamente, scriveteci qui sotto nei commenti qualcuno di voi che ha capito ciò che lui ha detto, perché io sinceramente insieme a lui abbiamo visto il video non so quante volte per riuscire a capire che cavolo stesse dicendo, ma proprio zero. Cioè, quindi non ci siamo riusciti in alcun modo, italiano, cioè sembra magari aramaico, non lo so, aramaico antico. Sono dei cani. Sei emozionata? Sei emozionata? Per uno scivolo. Prendono anche per il culo, perché hanno anche il coraggio di prenderti per il culo. Gente, non credo che tu l'hai capito, ma era ironia. Cioè, è normale che una ragazza di 18 anni non emozionata a salire uno scivolo. Cioè, era chiaramente una cosa ironica. Era la sfida, anzi, deve essere una cosa ridicola per Luisa fare lo scivolo. Ovviamente non vogliamo prendere nessuno in giro, è semplicemente ironia. Ed era anche palese, cioè, non lo so, aiuto. Scemma in testa questa, questa ha problemi. Coglione. Sta problemi. E pensano anche di far ridere, cioè. No, aspetta, cioè, mi devi spiegare. Sono 3 secondi prima.
mamma, cioè, che problema. Dice, fa pensare di far ridere e poi lui ha riso 2 secondi prima. Cioè, tu sei il primo che si è messo a ridere. No, vabbè, non ho parole, non so come commentare questa scena, assurdo. No, raga, il mondo sta andando a rotoli. Hai visto, ha riso, cioè si è divertita tantissimo. 124.000 e 38.000 mi piace, io voglio leggere i commenti. Portatene altri subito. La conta di un bambino in diretta, fai la seconda palla. Al minuto 424 c'è un bambino, bla bla bla. Valerio, cosa volevi vedere? Per Valerio, bla 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 bla. Ma quando siete belli, grandi, Luisa, fai la fila per scivolo. Fate sempre una puntata. Cioè, capite? La gente li vuole vedere. Vuole vedere questo schifo di... Allora, che tu insulti noi veramente non ci interessa in alcun modo. Le tue parole non ci toccano. Anzi, ci fanno solamente ridere. Ma il fatto che tu prendi in giro i nostri fan solo perché hanno lasciato dei commenti positivi e che vogliono altri nostri video, quello veramente mi fa arrabbiare tantissimo. Noi siamo in un paese democratico. In Italia ognuno è libero di dire e pensare ciò che vuole. Ma purché questo abbia un senso e una coerenza. Se tu vuoi fare un video critica ad un mio video, io sono liberissima di accettarlo, anzi, di prendere spunto dai tuoi consigli, ma purché questi siano consigli e non insulti messi a caso. Continuare a insultare la persona, neanche il contenuto, cioè tutto il tempo tu hai insultato la persona e questa non è assolutamente una cosa corretta e né tantomeno partire con le bestemmie così totalmente a caso. Ragazzi, non è così che si fa, questo è soltanto l'alimentazione di un bullismo vero e proprio. Noi ovviamente non vogliamo alimentare questo odio sul web, anzi siamo assolutamente contro queste cose, quindi ovviamente non andate a insultare questo ragazzo. Noi non vi diremo neanche il nome del suo canale. Proprio perché vogliamo evitare che voi andate sotto al suo video a riempirlo di insulti, perché veramente, veramente non ha senso. Ci sono molti youtuber che hanno fatto dei video simili spronando il proprio fanbase ad andare a insultare la persona indirizzata al video, ma noi non siamo assolutamente così. Avete capito il messaggio del video, quindi non alimentate l'odio, non insultate nessuno, neanche sotto nei commenti, e non insultate il ragazzo. E niente, al prossimo video.